Buongiorno ascoltatori di YouTube, sono in treno da solo. No, di la verità non sono da solo. E c'è qua un caprone, eccolo lì che bravo, è venuto a farmi compagnia. Stai lì, non muoverti che faccio il video. Guardate di fronte, ho il paese di Dubino. Ricordatevi però che Dubino può appartenere in parte alla Val Chiavenna e in parte alla Valtellina. In questo caso la parte urbanistica rivolta verso di me, in questo lato della costiera dei Cecchi, Dubino appartiene alla Valtellina, mentre Novo Logno, che è la frazione di Dubino, appartiene alla Val Chiavenna. E infatti noi alla fermata del treno Colico Chiavenna scendiamo Dubino, ma in realtà lì è Novo Logno. Ecco l'inganno di una persona inconsapevole, non competente, non avendo studiato come Aldo paese per paese. Sono arrivato in questo momento alla fermata di Delebio, prima fermata del treno regionale. Eccolo qua, Delebio. Ma Aldo non ha finito, vuole studiare tutti i paesi della bassa Valtellina. Poi, quando ci sarà disponibilità del tempo, andrò in alta Valtellina a vedere anche Crosio, anche l'ospedale là che c'è in alto, che devo portare il mio amico all'ospedale a fare una visita. E comunque adesso di fronte, nella costiera di Cec, dove sono adesso, prima di tutto vi faccio vedere la fermata di Dubino. Stai lì, stai lì, stai comodo. Oh, non si apre il finestrino qua. Non si apre il finestrino. E da questa parte non si apre. Bravo! Il mio amico ha avuto una forza molto da macho. Macho maschile, ha tirato giù il finestrino dalla parte delle orobie. Eccola qua, la stazione bella di Delebio. Qua si va a Valesia, si va in tante valli, la prossima volta andiamo. Eccola la stazione di Delebio, ok, puoi sederti. E nel frattempo sono in treno da solo e ammiro ancora la costiera dei Cecchi. Questa bellissima costiera dei Cecchi, il primo paese appartenente alla parte sovrastante, è esattamente, ve lo dico subito, Cino. E sotto questo paese c'è Mantello è in linea rettilinea a 3 o 4 chilometri da dove? Ma lo sapete, l'ho detto prima, da Dubino. Ecco, dopo Cino c'è Cercino. Ricordate che ci sono quattro paesi in Valtellina che cominciano con la lettera C. C'è Cino, Cercino, Civo e Cevo. Oggi io e il mio amico andiamo a Civo, Mello, che ci fermiamo al castello di Domoforo. Ecco di fronte a me Cercino, bellissimo. Tra poco c'è la seconda fermata del treno regionale che arriviamo Cosio Traona. Guardate com'è bella la Valtellina. Oggi non sembra neanche una giornata d'autunno. C'è Aldo che urge e aliena la vita, questo bel senso di viaggiare in Valtellina. Tu dormi. Vuoi un po' di erba da mangiare? Dopo te la do, capra. Ecco qua che sto per arrivare a Cosio Traona. Ma guardate di sopra la costiera di Cec. Ricordate che la costiera di Cec va da Dubino fino a Desco, esattamente. Poi al di là di Desco c'è la costiera dei terrazzamenti, che un giorno studierò anche lì tutti i paesi. Guardate che bello là in alto, Mello, e il cielo di oggi. Per poco mi stava cadendo il cellulare dal finestrino del treno, ma niente di male. Ora sono arrivato a Cosio Traona, si intravede da lontano il castello di Domofolo. Ma noi siamo un po' pigretti, io sono vecchietto, lui è giovane. Prendiamo il bus da Morbegno
che ci porta al castello. Eccolo là, il castello di Domofolo. E là in via, La Magra, c'è la mia casa, la mia casetta, è una camera con bagno. Guardate che bella la costiera di Cecche, la ripeto ancora, è il paese Mello. E al di là, dopo, andiamo in bus. Vi saluto dal girovagare di questo bel treno, dall'esistenza di un fluire esistenziale dove il mio pensiero vola su un prato verde della Valtellina. Ed ecco che poi vedrete il fiume Adda, Valtellina, provincia di Sondrio. Sono arrivato alla fermata ora di Cosio Traona e qua andate in via Brugo, che ci sono le castagne, andate a vedere Cosio in Valtellina, che bello. E poi Traona, ci sono tre bellissime chiese, dove c'è un convento anche di San Francesco, per quelli in colpa possono giustificare i propri peccati. Guardate i peccati delle vacche, no, e le mucche, guardate le mucche di fronte a me, che belle mucche ci sono, colorate. Qui, quando suona il campanellino della stazione di Cosio di Traona, non si capisce se è il campanellino della stazione o il campanellino di questo allevamento bestiale. Ma, ecco, sente che suona. Sono le mucche, le vacche, animali buoni, buoni, che danno cibo all'uomo per chi non è vegetariano. Ecco, rispetto anche la volontà dei vegani, però ognuno è libero di fare quello che vuole. L'animale è un essere inferiore all'uomo, va rispettato, ma ha le sue esigenze corporee che l'essere superiore ha creato per dar vita all'uomo. Ecco qua il cielo della Valtellina, là in alto Mello. E questo YouTube si è allungato troppo. Adesso la prossima fermata che noi scendiamo è Morbegno. E intanto saluto Sandro, il mio amico che mi conosce, che mi segue nelle YouTube, che non è mai stanco di seguirmi. E poi saluto il Luigi di Novate Mezzola. Saluto tante altre persone che mi seguono, che mi danno buoni consigli. Grazie di tutto. Poi mangeremo la brisaola e la polenta. Aldo, un saluto dalla Valtellina.